No, quarantena è finita. 2021 no. Bello, e come mi passerello no. Basta. Il virus è passato. La quarantena. 2021. Basta. No. A volte quando tiri su il secchiello dal pozzo di merda che è internet, a volte trovi una perla, che è quello che è successo oggi. 23 gennaio 2021, il 2021 ci ha fatto un altro magnifico regalo. Bella ragazzi, benvenuti in un nuovo incredibile video. Oggi andiamo a fare una reaction a una meraviglia dell'internet, una meraviglia dell'intrattenimento. Come avrete già capito dalla intro e dal titolo, stiamo parlando di Ornella Zocco. Molti diranno che è un'altra Angela Chianello, però non è vero. Realmente questa signorina, come vogliamo chiamarla, realmente è conosciuta su TikTok. Solo che durante la quarantena ci ha tartassato, ci ha martellato con questo cazzo di video, con questo cazzo di audio, che è sempre lo stesso, che non va a tempo, e ora addirittura ha deciso di farci una canzone. Quindi, ragazzi, andiamo ad ascoltarla. Ciao Ornella! Ciao Benny, sono Ornella Zocco, famosa per i... Allora, sì che giustamente si presenta all'inizio perché, ok, è un po' famosa in TikTok, ma che cazzo è? Quindi sì che si presenta. Il fatto che ci sia una ragazzetta di 11-12 anni, lo lasciamo stare. Non mi sento in posizione di criticare una ragazzina di 11 anni. Vi dico solo che quando io avevo 11 anni facevo la collezione di Pokémon e giocavo a Beyblade. Ognuno faccia con i suoi figli quello che cazzo vuole. La prima frase è stata: scendete tutti, mi raccomando, scendete tutti con le mascherine, perché è risaputo, Ornellina, che fai un sacco di video in mezzo alla gente e non hai mai la mascherina. Insieme. Che ho appena visto! Cioè, ragazzi, la bambina mi ha mandato a far culo. Ma io non mi scandalizzo, a me mi importa una sega. Io solo penso questa canzone e Ornella Zocco ha un pubblico più o meno di donne della sua stessa età e di bambini. E non mi sembra un messaggio tanto educativo, ma poi ognuno faccia che cazzo vuole. I miei video non sono educativi e non me ne frega assolutamente una sega. Lui ha vinto tutto. Bello, come pazzerello. Brom, brom, cazzato, cazzato, bello. Ragazzi, l'autotune l'hanno sparato alle stelle e poi hanno dovuto anche mettere a posto il tempo a bestia, perché nell'audio originale di TikTok non è così tempo. Non so che cosa sto vedendo. Che succede? Il punto è che questa cosa che si è inventata lei funziona bene. Per questo è così famosa. Ti rimane in testa. Io è 3 giorni da quando ho pensato a fare questo video, quando vidi l'anteprima, è 3 giorni che sono lì con "Ello, è come me pazzerello, brum brum, gasato gasato è bello, è come me pazzerello, gasato gasato bello". Cioè, ti rimane in testa, non puoi levartelo dalla testa. Per questo vi dico, non sto criticando loro o che la canzone sia bella o brutta o ridicola o non ridicola. A me solo mi dà fastidio il fatto che sia su TikTok che nel mondo reale, perché vi ricordo che esiste un mondo reale, ci sono un sacco di artisti, cantanti, poeti, scrittori, pittori, tantissimi, che non riescono ad agganciare un grande pubblico. Quando persone così, che non ho niente incontro a questa gente, però dal niente riesce a fare una canzone che sicuramente avrà anche un po' di successo, anche grazie a noi che si fa le reaction, però c'è cioè una canzone che in 2 ore ha già fatto 20.000 visualizzazioni. Capite? A me non sembra tanto corretto verso alla comunità di artisti che si impegnano e lavorano da una vita per cercare di creare qualcosa di utile e redditizio dall'arte. Comunque, a parte questa piccola riflessione, proseguiamo. Benny, questa canzone la balleranno in tutta Italia, in tutto il mondo. È come pazzerello. Il dentista voleva scappare. No. Oh, gira un canino per favore, mi sto demoralizzando. Cioè, sto vedendo una cosa strana dove hanno sessualizzato una bambina di 11 anni e non ho voglia di parlare di questo. Maltratto animale.
Potrei quasi usare questa immagine che ho bloccato come miniatura. La cosa strana è che parla uguale la mizia. Che è successo? È finita la canzone? Perché c'è un minuto di video? Si è già finita? Ah, crediti. Ragazzi, la canzone è finita. Spero che non vi siate cacati addosso. Spero che abbiate trattenuto bene la cacca. Spero che il pisello non abbia fatto così risucchiato per dentro. Però, per il resto, lo ripeto 100 volte, perché sennò poi venite nei commenti e mi macciacate. Ornella, non ce l'ho con te. Non ce l'ho con te. Mi dà solo fastidio il fatto degli artisti. E che avete un po' sessualizzato una bambina di 11-12 anni. Questo dovete ammetterlo. Non ho voluto essere tanto cattivo, però almeno questo lo dovete ammettere. Volete fare qualche views in più? Certamente tutti vogliamo fare qualche views in più. Perché starò facendo questo video, secondo te? Ornella Zocco, mi raccomando, continua a fare quello che stai facendo se ti piace. Il problema di queste canzoni è quello che ho detto prima, è che ti rimangano qui dentro. Per questo dico, non è colpa di Ornella né di Antonio... come si chiamava l'altra? Ma perché sempre me ne scordo? Non è colpa di Ornella Zocco, non è colpa di Angela Chianello, non è colpa di Luis Fonsi con Despacito. È il problema di questo tipo di canzoni, che ti rimangano in testa e non riesci a farle uscire. Però almeno su TikTok cerca di fare due video differenti, per favore, due video differenti. Io non voglio bloccare le persone su TikTok e tutti i giorni trovo 3-4 video tuoi che rompano i coglioni, sono tutti uguali, cazzo. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un grande like, iscrivetevi al canale, commentatemi cosa ne pensate voi di questo video, non di quello che ho detto io, quello che ho detto io non volete fregare un cazzo, commentatemi cosa ne pensate del video di Bello Pazzerello, voglio sapere se la pensate come me o se avete un'idea differente.